Ai telespettatori del canale 79 Digitale Terrestre, il canale TV di Info Cilento. Allora del caffè oggi è mercoledì, è una giornata eh, particolare. Abbiamo finora fino, fino, fino a ieri eh, focalizzato la nostra attenzione sul carnevale, L abbiamo vissuto il cosiddetto martedì grasso. E invece eh, nelle tradizioni eh, dell'Italia intera, nelle tradizioni cattoliche in generale. Eh, oggi ha inizio un periodo eh, importante eh, per la Chiesa cattolica che è ehm, la Quaresima, ossia 40 giorni che si riferiscono ai 40 giorni che Gesù eh, visse eh, con eh, delle difficoltà eh, stando nel deserto e eh, digiunando nel deserto. Ma noi non vogliamo parlare di digiuno, ma certamente vogliamo focalizzare questo periodo eh, e lo vogliamo. Focalizzare all'interno del nostro cilento in compagnia di una, di una cara amica eh, Carmela Baglivi, ma eh, oltre ad essere amica, eh, Carmela è una chef, eh, una chef cilentana. Sì, sì Serena, <ride> hai detto tutto? Beh. Allora, io non volevo tanto focalizzare la cosa sul digiuno della quaresima, perché la quaresima più che altro è astinenza da qualcosa. Non è tutto un digiuno, perché in realtà carnevale muore. Sì. Quindi ecco che muore carne vale carne. Quaresima piange la moglie, tutta vestita di nero, tutta, piange, piange ed, ed inizia questo lutto, diciamo, che, 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 che poi non è un lutto. È, è, si, è un percorso di, di astinenza da qualcosa. E, e diciamo che è una fase ciclica sì. eh, dell'uomo dell e della natura. Va bene? Cioè, eh, ed iniziano questi periodi di astinenza, ma l'astinenza riguarda soltanto la carne. Ah, ok, bene. Non, bene. non le altre cose. Sì, è, queste ma, ma, ma... regole non le dico io, non le dico io, ma le aveva già dette eh, San Benedetto nel eh, 4-500 d.C. Ok, mm, tra l'altro però questo periodo oh, coincide con, eh, con una natura che eh, nel frattempo rifiorisce. Quindi è vero sì che c'è un'astinenza e eh, c'è una disintossicazione dai eh, prodotti grassi, però c'è anche una natura che ti spinge a sperimentare di nuovo, ciclicamente, come tu hai detto Carmela, eh, a sperimentare di nuovo eh, soprattutto eh, gli elementi della vegetazione. Certamente, tutto fa ciclo alla natura, anche il nostro organismo, si deve purificare e così ecco Quaresima che significa 40 giorni alla Pasqua. E in questi 40 giorni noi togliamo dalle nostre tavole la carne che ci, ci purifica il corpo, cioè gli altri alimenti ci purificano il corpo e, e andiamo incontro alla risurrezione. Così come risorge Gesù, risorgiamo anche noi. Ok, e com'è il cilento? Il sì. cilento uh, com'è che gestisce uh, questo? Tu uh, da, da cuoca, da chef uh, cilentana, uh, che cosa hai visto nelle tavole de, de, di tua mamma, di tua nonna? Che cosa porti con Io? te? Certo, certo. Che cosa, che cosa si fa nel cilento? Il cilento è una terra meravigliosa, la terra della dieta mediterranea. Per cui gli abitanti del Cilento erano già abituati a questo tipo di astinenza perché in realtà la carne non è che si usava mangiarla molto. Si usava una volta alla settimana e si mangiavano delle carni bianche come eh, il pollo, il, il coniglio, coniglio eh, il, maiale, il maiale. Quindi erano, era questo il, il pranzo del cilentano. Che durante le feste portava diciamo, a questo tipo di, eh, di alimentazione e durante la settimana, ecco che c'erano i prodotti dell'orto e del mare. Oh, io vivo a San Mauro Cilento. Un paesino che sta eh, sotto il Monte Stella e diciamo che fa mare e terra perché si divide in Casal Soprano e Casal Sottano, eh, dove Casal Sottano sta più vicino al mare e Casal Soprano sta più vicino al Monte Stella. E si usano tutti e due questi prodotti perché ci sono, la, la gente è stata sempre abituata a fare l'orto, è stata sempre abituata a produrre l'olio, a produrre i fichi e quindi ha sempre vissuto di questo, di questo tipo di alimentazione. E il mare, le donne salivano eh, dalla marina con la cesta eh, in testa e barattavano il pesce con un pezzo di formaggio, con una bottiglia di olio, una bottiglia di vino. Ma infatti eh, Carmela ci ha portato due piatti. Eh, tipici che possono essere anche un suggerimento per coloro che ci, eh, ci stanno guardando da casa e uno è il calamaro imbottonato con le fave appunto proprio per quello che dicevamo prima cioè le fave in questo momento iniziano a, a, a ad essere mature e ad essere sulle nostre tavole con questo piatto descrivicelo certamente allora noi siamo fortunati, ripeto, sempre in questo perché abbiamo l'orto, eccetera. Con tre ingredienti riusciamo a fare un piatto come quello che hai visto del calamaro, mutonato, che in realtà di che cosa è fatto? C'è sto calamaro, c'è cacio ricotta di, di capra e fave, cotte con un po' di cipolla e un po' di finocchietto selvatico, ecco che poi la terra... Viene, viene esaminata a... tutta, viene, cioè, viene, viene raccolto tutto quello che è possibile ci sono tanti piatti che si rifanno per esempio alle erbe selvatiche come la minestra sfritta questo calamaro qua in realtà ci sono questi sono gli ingredienti ma cucinalo <ride> cerca di cucinarlo a parole allora prendiamo allora, il calamaro prendiamo Vai. il calamaro, sì. lo puliamo prepariamo questa farcia questa farcia che è fatta di cacio ricotta e fave cotte passate in padella con un po' di cipolla e finocchietto selvatico. Mm -hmm. Si prepara questa farcia, si mette nel calamaro e si chiude. Il calamaro si fa soffriggere. È un pesce che cuoce subito. Ok, deve sbianchire Cuo eh, subito. Esattamente, quindi cuoce subito e poi un'altra parte di quelle fave in realtà è stata frullata è stata passata a setaccio ok quindi abbiamo fatto questo letto antipatico dire letto ma diciamolo ah, questo questo... lo dicono i grandi chef ah, diciamolo certo, pure certo, noi certo. questo letto di, di fave con sopra questo calamaro ed è un piatto che sembra boh chi l'ha fatto è vero? Sembra un piatto da grande chef. Sì. A proposito, Carmela, nelle nostre chiacchierate fuori onda abbiamo parlato di piatti poveri e tu mi hai fermato perché sì. eh, in effetti noi siamo abituati a, vedere, a parlare del, dei piatti cilentani come piatti poveri e Carmela mi ha interrotto e ha detto: Ma no, ma, qual, ma non, non esiste. Io mi arrabbio su questa cosa quando si dice piatti poveri perché non esistono i piatti poveri tu prendi mo ci vo, un calamaro mo ci vo. due fave e un poco di formaggio di capra perché quello c'era nel cilento che hai fatto dove lo porti? questo piatto lo puoi far mangiare a Carlo d'Inghilterra o no? Forse sì. Ed è povero? <ride> no, allora in realtà. Il ha tutti i nutrienti ah, esatto. che si possono immaginare. Gli elementi di nutrizione Esattamente. Più ricchi forse. Ah, che... eh, sì, sì, sicuramente. Eh, non sono. Chissà perché si parlava di, di povertà. Di povertà si parlava perché chiaramente eh, nel mondo è sempre girato tanto, no? Tanta, tanta tanta roba e quindi come si dice tu ehm... Desideri sempre quello che, che so, il panino... Quello che non che, hai intorno a te. Che, esatto, che si, si fa in America, che si fa in Inghilterra, eccetera. Quello che non hai intorno a Quando te. Quando invece fortunatamente... C'è cioè, abbiamo... chi viene nel Cilento per poter assaggiare l'olio eh, extra virgine di oliva. L'olio, i il ma qualsiasi legna, cosa, certo, certo. cosa dell'orto. Eh, noi abbiamo delle cose, eh, dei prodotti che sono tipici. Del nostro territorio E che hanno un altro sapore Perché ricordati che ogni territorio I pomodori stanno nel Cilento Ma stanno anche in tutta l'Italia Però ci sono dei microclima Che secondo me danno un sapore diverso alle cose sì, sì, È un modo soprattutto di cucinare Che la semplicità Serena Tu ne capisci Io lo so che ne capisci <ride> Quindi che è la semplicità Che ti porta a fare un piatto grandissimo Serena, una pasta buona, una farina buona, un filo di olio e un legume. E ti fanno un piatto da re, un piatto da re appunto, da Carlo. E ascolta, eh, invece mh, abbiamo dato il, una ricetta eh, del, diciamo, del cilento costiero, più interno, ancora più difficile, ancora più povero, I, così come allora, avevamo i detto. I prodotti dell'orto? Sì. Certamente, durante la quaresima, vedi che piatti si preparavano? Mm. Non erano affatto piatti che, che davano il senso dell'astinenza, diciamo così. Allora, mh, ci, sono, ci, sta per esempio, ci sono i fagioli, ci sono i legumi. I legumi che poi, i legumi, devi sapere Serena, sono ben auguranti i legumi, mm. Eh? Mm. proprio perché sono dei semi morti. Ah, I legumi ah, che tu li guardi, ti sembrano secchi, invece vai, li semini li cuoci, si ravvivano, si riidratano e ti danno tutto sì. dal, dall'agricoltura, dal, dall fioriscono ed è la vita che, che diciamo così risorge. Parlando sempre di quaresima, sì, eh? sì. e nello stesso tempo, quando li vai a cucinare, hanno tutto. E tu non hai questa... bisogno della carne, eh, mm, non lo so se. Uh, Facciamo una... la zuppa, eh, mi hai mandato la zuppa di borragine e legumi e fagioli. E fagioli, sì. Mm. Allora, la borragine si trovava in tutte le terre, in questo momento è pieno anche ad Agropoli, qua mm -hmm. dove stiamo adesso, sulla selva. Se vai, trovi borraggine e finocchietto da morire, buonissima. quindi Legumi, olio extravergine. Quindi, legumi quali sceglieresti tu? Io sceglierei qualsiasi legume, qualsiasi fagiolo, anzi, metterei anche dei legumi misti. Mm. Eh? Mm. Anche se hanno cotture consi e eh, eh, consistenza diversa? I, quindi... fagioli, I fagioli, più o meno mm. Mm, no, però, hanno, sì, hanno cotture diverse, quindi ceci, fagioli. Hanno... Però, prenderei un bel fagiolo di Controne, mm. ecco che si rifà proprio alle nostre terre, al Cilento. Uh, con un bel filo di olio extravergine di oliva e la borragine hai fatto il piatto non ci vuole più niente un pizzico di sale a chi se lo può mangiare basta Bene, no, questo è un ottimo suggerimento per la sera, per esempio. Ecco, È eh, eh, comfort food come si suol dire, Ma, eh, tutto cilentano. E questi piatti <coughs> caldi come queste zuppe, io le immagino di sera. Mi, mi... Sono un comfort, sicuramente. Mm. Sono un comfort. Però vedi come nel Cilento la. Quaresima non è un'astinenza o un digiuno, non, non esiste perché i nostri piatti sono questi. Ci asteniamo dalla carne? Bene. Però abbiamo le proteine alternative che sono. I esattamente, legumi. esattamente. E, e a, parte, a parte questo, insomma. È. è vero sì che abbiamo parlato di Quaresima eh, però eh, è pur vero che le donne cilentane in questo periodo non facevano altro che immaginare la Pasqua, eh, il, la, Pasqua la Pasqua che è uno dei diciamo uno dei momenti eh, più piacevoli dal punto di vista gastronomico in particolare sì, nelle nostre re, zone. adesso ti dico una cosa che ti scioccherà <ride> ma non me ne volere non me ne volere su questa Serena, la, la cucina cilentana, la cucina italiana, non esiste. Tu dici, ma che dici, Carmen? ma sei pazza? Sì, non esiste. Perché è tutto frutto, la nostra cucina, di dominazioni. Quindi in qualche modo è un Di, un di, di tutto, a partire dalla Magna Grecia, a partire da, da Roma, a partire dagli Arabi, tu, tutto. I turchi. Di tu, i tu, insomma, è una cucina... Però abbiamo avuto delle donne, delle mogli, delle mamme, delle zie che hanno saputo fare di due ingredienti o di quell'ingrediente che il dominatore ci ha portato. Una grande ricchezza. Ecco. Ed ecco la cucina italiana. Bene, è. bene. bene. Infatti, io ora eh, discostandoci dalla, dalla cucina cilentana, penso, per esempio, alla genovese, che è, una, eh, che è un piatto napoletano, eh, fatto soltanto con le cipolle praticamente. Ci sono cipolle e olio. Sì, qualche sì, stingo, sì. Qualco, qualche pezzo sì, di carne di dentro, dentro poveri. Esatto. Eh risulta. Sì. Sì. Esatto. Che bella chiacchierata abbiamo fatto, mi fa molto molto piacere averti. Un'altra curiosità, Va. piccola piccola, la carne anche nella religione cristiana era vietata, è stata vietata a quel tempo là che abbiamo detto all'epoca di San Benedetto, eccetera, eh, perché provocava libidine. Ah, quindi e in quindi la gente in questo periodo, in questo. periodo do si doveva astenere anche dal sesso, mm -mm, dal proprio fare sesso. Mm -mm. Quindi, piccola curiosità, Dai. insomma. Così. Ma infatti, noi ti abbiamo, abbiamo il piacere di averti avuto qui proprio perché conosciamo il tuo stile, il tuo raccontare, eh, sempre attraverso piatti, sempre attraverso il cibo, sì. sempre facendoti assaporare eh, ciò che dici attraverso immagini culinarie. Eh, e abbiamo avuto veramente tanto, tanto piacere ad averti qua. Se... Dove ti troviamo cucinare? Allora, io sto a Genuini Cilento, a San Mauro che sono delle cantine di Palazzo Mazzarella, eh, Casal Soprano. Ok, siamo a Casal Soprano. San, Ma San Mauro si divide in Soprano sì, e Sottano sì. ed è un, pa un paese solo, non ne solo frazioni. Sì. E lì sono delle cantine del 1200 polverose, non ti dico che, però hanno un fascino, una magia incredibile. Dove che cosa faccio? Tu vieni, non hai, eh, non scegli quello che ti mangi perché Gian Camillo <ride> Mazzarella, che è il mio compagno di avventura, sì. eh, gira per le campagne. Eh, eh, è e stabilito un menù, immagino. Eh, e, e, comp e compra le verdure compra, eh, e me le fa trovare là. Io alle 5 del pomeriggio arrivo uh -huh. e con la mia brigata incomincio a cucinare ed è cucinato per le 8 e facciamo un percorso degustativo, un percorso degustativo eh, di tante verdure, di pasta fatta in casa, però... Cilentano, tipicamente cucina antica, Cilentano. E che tipo di eh, clientela riesci ad attirare all'interno di questo ristorante? È una clientela molto, molto motivata, ti mm. devo dire, anche vegetariana, anche vegana, perché i prodotti sono... Sì. Mm. E quindi? Sì, una, una clientela molto. E molto quando motivata. si può venire a mangiare lì da voi? Allora noi dopo Pasqua apriamo. Ah, ok. Eh? Dopo Pasqua e siamo aperti tutta l'estate fino a settembre inoltrato. Bene, vi verremo a trovare. Serena, il piatto parla. Quando tu metti a tavola un piatto, quel piatto ti parla. Ti parla di chi l'ha cucinato, della famiglia, del territorio. Del territorio, certo, certo, certo. Grazie Carmela, è stato un grande piacere. E noi, dopo aver fatto questa chiacchierata meravigliosa con Carmela Baglivi, vi lasciamo con un po' di pubblicità e poi ritorniamo di nuovo. Arrivederci. Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. la pubblicità ci ritroviamo di nuovo negli studi di Info Cilento all'ora del caffè per proseguire con i nostri detti cilentani e oggi è la volta di questo detto proprio coerente con l'ospite che abbiamo appena avuto li re la relapignata le sape sul a cucchiara". In effetti questo detto popolare sa significare che davvero vicino ad una, stare vicino ad una persona, in questo caso la cucchiara vicino alla pentola, può um, far conoscere i guai. Se eh, ci pensate, alla fine è davvero così. Tutti abbiamo consolato amici sofferenti eh, per paturnie d'amore e solo noi sappiamo quanta pazienza ci è voluta per risollevare gli animi. E al contrario, solo chi è stato davvero vicino può conoscere le nostre sofferenze. Il detto letteralmente eh, dice questo. I guai della pentola li conosce soltanto il mestolo. E passiamo invece al libro di oggi, eh, Un minuto per un libro, di Lorenzo Marone che abbiamo avuto anche l'onore di intervistare all'interno dell'ora eh, del caffè e ehm, questo libro è tutto sarà perfetto. E vediamo un po', tutto sarà perfetto? Parla di Andrea, affascinante quarantenne single, che si trova quasi costretto ad occuparsi per due giorni del padre malato. Secondo una serie di regole ferree stilate dalla sorella Marina, ma di queste regole non ne rispetterà nemmeno una. Per l'intero libro è possibile sentire il profumo del mare di un'isola, Procida, che eh, se non l'avete mai visitata, vi sembrerà di conoscere a menadito. Una delle grandi capacità di Marone è di riuscire a coinvolgere il lettore con descrizioni semplici ma assolutamente perfette. C'è spazio per il riso e per il pianto. E eh, questa è una storia di scelte giuste o sbagliate di un padre e un figlio, diversissimi, che non si sono mai trovati, delicata e forte nello stesso tempo. Marone eh, si conferma un grande scrittore, noi siamo stati molto felici di averlo avuto come nostro ospite. Ed è così che eh, con questo libro io vi saluto e rimando l'appuntamento alla prossima volta, sempre su InfoCilento, sul canale 79 Digitale Terrestre, sempre all'ora del caffè. Grazie.